guys, io sono Shen e bentornati su Doom and Destiny. Ci eravamo fermati qui con i nostri bellissimi eroi. Guardate quanto sono belli, quanto sono feriti. Ma questo non importa, noi ci buttiamo oltre questo cancello e vediamo cosa ci aspetta. A parte questo bellissimo. Era ora che trovassimo un tesoro come si deve. Potrebbe essere una trappola? Non credo, siamo personaggi di basso livello e non abbiamo un ladro in grado di disarmare trappole. Quindi ci può essere alcuna trappola. Sì, Johnny ha ragione. Quindi noi ci pigliamo tutto questo bell'oro. Yes. Allora, apriamo anche questi cosi. No, non si aprono. No? Vabbè, ero convinto che si aprissero come quello che avevo trovato ancora inizio game. Inizio, insomma, tra virgolette. Qua c'è una spada. Avete trovato spada arrugginita. Finalmente un'arma seria fatta apposta per me. Bravo, hai già capito tutto quanto, Johnny. Hai già capito che quella spada andrà a te. Spada arrugginita, arrugginita ma con stile. Beh, non è che cambi tanto rispetto al badile, però... No, tu sei il maghetto, quindi... t'arrangi. E qua c'è una cassa. Hai trovato chiave rossa. Oh, una chiave. Sa che roba. Fatemi indovinare, ci serve per andare avanti. Oh, che bella. Ancora preoccupato per la trappola? Forza, Francis, sei più sciallo. Dimmi ancora una volta, sciallo, tranzollo e giuro che ti riempio di calci. La violenza. E poi cosa? Cavolo vuol dire? Significa che devi rilassarti, darti una calmata, vedi? Non ci sono trappole. Sì, avevo ragione. E noi siamo morti. Ok. Ok, cosa sono sti cosi? C'è un drago e un sotterraneo. Iniziamo dal drago, direi. Ah! Ok, questo ha fatto male. Allora, un bel cerotto magico per se stesso. Forse mi conveniva curarmi prima di iniziare di andare qua dentro, Dardo incantato, boom! Aia. Allora, oggetti. Diamo un cuoricino su Francis. Torna in vita, Francis! Abbiamo bisogno di te. Fulmine sotterra... Aia. Ok. Tu, cura Nigel. Nigel, vai col dardo sul drago. Che tra l'altro non fa neanche vedere quanta vita... Oh, l'ho ucciso, perfetto. Andiamo contro il sotterraneo. Fulmine sotterraneo. Aia. Boh, posso anche attaccare a sto punto. Abilità dardo incantato. Boom. Boom. Bam. Fulmine. Aia. Quanta vita ha? Boh, posso anche uccidere da sto punto. Ok. Ta-ta-ta-ram. Peccato per il nostro piccolo ninja che è rimasto indietro con l'expo a causa della perdita di vita. Ma dettagli. Ok, aumentiamo di 2 punti la possanza e mettiamo anche un punto destrezza così otteniamo un punto potere. Nigel, 1, 2, punto potere. 1, 2, punto potere. Corazza di Dragon Scaglie, veste di Dragon Dungeon qualcosa. Double Dragon. È stato divertente, impressionante, abbiamo battuto il drago e un sotterraneo, qualunque cosa fosse. Però ho preso un bello spavento. Ma veramente, che cavolo era il sotterraneo? Adesso, Dumpedia, i mostri, i nemici. Questo è un drago. No, non ci dice niente. Comunque ha 200... Ha 200 entrambi. Ok. Allora, direi che potremmo curare Francis. Con le patatine. Ok. Poi abbiamo ottenuto anche delle armature. Corazza di Dragon Scaglie realizzata con vere scaglie di drago. Ah, soltanto per il nostro guerriero. Mi, attenzione. Guadagna un bel po' di roba. Insomma, di vita più che altro. Guadagna 10 di mana e 1 di resistenza. Però, dai. Veste di Dungeon Scaglie. Per il nostro bellissimo ladruncolo che aumenta di 25 la vita e di 25 gli MP. Non male. Ok, questo non serve più a niente. Questo qua è soltanto per loro. Quindi fine. Fine. E si può andare avanti. Adesso salviamo un attimo prima di tutto.
andiamo avanti. Prima però facciamo fuori un po' di gentaglia. Ok, a posto. Devo tornare indietro. Oh, level up anche per il nostro carissimo ninja, che guadagna 2 di evasione e un punto potere. Guadagniamo un osso e facciamo avanti con la missione vivo o morto. Ok, dobbiamo aprire questa porta, appunto. What the fuck? Lo spazio? Che posto è questo? Questa non sembra la taverna del nostro Game Master. Benjamin, sei qui? Non credo che Benjamin risponderà. Che cazzo? The fuck? Ciao Babbo Natale. The fuck? Ok, dunque finalmente entri nella stanza del tesoro. Ma un enorme drago rosso ti aspetta, pronto ad attaccare con il suo soffio mortale. Porca paletta! Allora lancio un incantesimo di invisibilità su di me. Su me stessa. Ah, una femmina. Su me stessa e cerco di sgattaiolargli alle spalle. Non farlo! I draghi vedono le creature invisibili! Davvero? Chi diavolo erano? Episodio 2. Initial Fantasy. Ok. Dove siamo? Che vergogna, siamo nudi! Ok ragazzi, noi ci fermiamo qui. Nella prossima parte vedremo una lunghissima parte di puro dialogo. Quindi qui da Shen è tutto, al prossimo video. Bye bye, ciao!